Allora, buongiorno Cesare, ti abbiamo preso proprio in maniera molto veloce, so che ti stai preparando per sabato, so che ci sono parecchi preparativi, però come tutti gli anni la seguo magari direttamente e indirettamente questa vostra manifestazione perché anima un po', non so, sì, prevalentemente il centro di busto, ma è una delle cose molto apprezzate soprattutto dalle persone che passano in centro e anche da chi magari non è di busto ed è un'iniziativa molto bella che ovviamente trova la sua linfa da uno sponsor che vi dà una mano. Sì, grazie Giorgio, grazie a Busto Web. Giorgio è dalla prima edizione che ci segue, da prima per strada e poi adesso anche attraverso la Web TV. Ci sarai anche per strada, spero, sabato, perché poi la cosa importante è seguire la gente che suona. Sì, allora siamo arrivati con questo Street Music Festival alla settima edizione. Come hai detto tu bene, è una manifestazione molto seguita e che la cittadinanza, non solo la cittadinanza di Busto, comunque anche dei limitrofi, aspetta perché questi gruppi per strada animano davvero molto il centro cittadino. Quest'anno c'è stata, per problemi logistici e di organizzazione anche di chi deve appunto lavorare per questo Street Music Festival, abbiamo scelto di farlo in una giornata soltanto, quindi ci sarà soltanto sabato, però abbiamo implementato la giornata. Ci saranno sei gruppi al mattino e sei al pomeriggio. Ecco, in caso di Gruppi. maltempo. E in caso di maltempo la manifestazione, essendo per strada, viene rimandata. Giorgio, dovrebbe essere bello sabato, per cui in No, no, caso di è una delle eventualità, abbiamo un dice. B, ma comunque a parte tutto verrebbe rimandata chiaramente. E quindi sì, tu accennavi appunto lo sponsor, è dal primo anno che la squadra è la stessa, quindi siamo noi ad organizzare la nuova Busto Musica. E con lo sponsor del gruppo Ceriani Auto, ovviamente con l'appoggio, il patrocinio e anche la logistica per cui ci aiuta il comune. Ecco, non credo che ci siano stati tanti cambiamenti dalle edizioni precedenti, insomma. No, guarda, nel senso che è abbastanza difficile apportare dei cambiamenti, specialmente su una manifestazione che funziona bene. I cambiamenti ci possono essere alternando appunto i gruppi musicali, alternando i generi e chiamando sempre gente diversa, tutto ovviamente super rodata, controllata, professionale. La maggior parte tra l'altro sono professionisti, quindi amici miei, insomma. Il livello è sempre molto alto, come dici tu, la manifestazione rimane, ma anche per virtù la stessa, nel senso che una manifestazione che funziona bene, che viene apprezzata, non vedo il motivo che venga cambiata in qualche modo, insomma, per cui Ecco, dico. al di là di questa manifestazione di cui abbiamo parlato, voi però fate anche altre cose, insomma, mi sembra siete partecipi in tanti progetti. Da sempre, sia con il comune, sia con attori privati, sia per conto nostro, eccetera, sia con i nostri ragazzi della scuola di musica con cui facciamo durante l'anno degli spettacoli, sia per strada, sia anche con i vari saggi nei teatri e nei pub, con i gruppi di musica d'insieme. Ma tieni conto che anche alcuni che suoneranno allo Street Festival sono stati allievi della scuola di musica, quindi è un indotto che tiene la scuola di musica come zona centrifuga, insomma, da qui super Ecco, senti, so spazio. che magari non c'entrate molto con questa figura, o forse c'entrate, non lo so, sono ignorante in materia, ma questi artisti da strada, c'è stata un po' di polemica ultimamente, perché in alcuni comuni, diciamo, non vengono molto riconosciuti. Tu che giudizio hai? Perché in un certo senso siete anche voi artisti di strada. Assolutamente sì, io tra l'altro, come sai, è da molti anni che propongo e che sostengo la musica in strada alla rete, ma ancora più importante dei concerti nei luoghi deputati ai concerti, perché la gente è molto più libera, si trova la musica nella zona in cui in genere passeggia, cammina, quindi risuona di musica la passeggiata e tutto quanto. Anche persone che non andrebbero mai a un concerto possono apprezzare una musica e dei generi diversi quando ci sono molti gruppi, come nel caso dello Street Festival di Busto, apprezza proprio tutto quello che succede intorno a sé. Sì, io sono molto d'accordo, però ho una mia idea, nel senso che secondo me è indispensabile avere dei permessi per suonare, ma non tanto da un punto di vista dell'occupazione dello suolo pubblico, eccetera, non è il mio lavoro e non sono così interessato, ovviamente. Ma secondo me per un controllo di qualità. La cosa importante che avviene con questa manifestazione, che non capita spesso nel busking in genere,
è che c'è uno sponsor il quale ovviamente retribuisce gli artisti che suonano, una direzione artistica ed una guida, una manifestazione che così considerata come un pacchetto, ha anche un ottimo controllo dal punto di vista qualitativo e della musica proposta, cosa che non avresti se il territorio fosse una landa a disposizione di tutti. Con questo non voglio dire che chi suona deve soltanto essere di un certo livello, però certo una manifestazione che deve avere comunque anche la qualità come prerogativa ha bisogno di un controllo e dunque di una retribuzione del buskers che tu appunto come direttore artistico, nel mio caso, nel caso della Nuova Busto Musica, controlla già da prima, insomma. Perfetto, allora ti lasciamo andare, so che stai facendo molti preparativi, mi è sembrato giusto fare una finestra, visto che tra l'altro siamo in due finestre in questo momento, proprio su questa manifestazione come tutti gli anni, perché insomma si parla di Busto e soprattutto appuntamento a questo punto a sabato in questa lunga manifestazione che non sarà di 2 giorni ma di un giorno solo, ma che si protrarrà fino a che ora? Dalle 10 alle 13 al mattino e dalle 16 alle 19:30 il pomeriggio, quindi c'è musica, 6 postazioni al mattino, 6 al pomeriggio, musica per tutti i gusti, venite a trovarci in centro. Grazie, ciao! Grazie a Busto Web, grazie a te Giorgio, ci vediamo sabato.